Eccoci qua, buongiorno a voi. Sono Leonardo Meschera, il chef e proprietario del ristorante Il Capriccio. Siamo a Vieste. Siamo proprio in località porto turistico, con la possibilità di mangiare proprio sul mare. E qui c'è una grande fortuna di avere una bella reperibilità di materia prima direttamente dal mare. E devo dire, da un po' di tempo, mi sto molto preoccupando della reperibilità dei prodotti anche della terra, quindi ecco il bello di lavorare a contatto con contadini o magari con chi mi può produrre dell'ottima materia prima e soprattutto, insomma, è da anni che sto prediligendo la materia prima biologica. Oggi come piatto volevo preparare un nostro piatto tipico, comunque rivisitato in chiave moderna, con prodotti della stagione e della nostra terra, tipico del Gargano. Non è altro che un tortino di alici, farcito con cime di rape, pomodorino biologico, del caciocavallo podolico, quello vero, servito su una fonduta di pomodoro. Il piatto è semplice, gli ingredienti da preparare sono questi, delle bellissime alici, chiaramente consiglio di trovare delle belle alici grandi, carnose, belle, lucide. Qui in questo caso le ho già diliscate, pulite, ecco, sono già pronte per l'uso. E abbiamo bisogno di olio, chiaramente è inutile dirvi olio extravergine di oliva, questo è un denocciolato che comunque rimane molto fruttato di produzione propria, del pangrattato, delle cime di rape che sono già cotte in questo caso, del caciocavallo podolico che è questo qui, insomma potete vedere quello vero. Ci vogliono ben 40 litri di latte per ottenere un vero caciocavallo podolico con una lunghissima stagionatura, della passata di pomodoro biologico, dei pomodorini e un tocco di sapidità ce lo dà la nostra colatura di alici, che è questo nettare preziosissimo che si ottiene proprio nei periodi caldi d'estate, in cui le alici vengono messe sotto sale, privandole solo della testa, si estrae questo liquido che viene buttato, poi viene messo in piccoli carati di legno con un peso sopra, con un foro sotto, e questo liquido, questo nettare che cola, si chiama proprio la colatura di alici, che ci dà questa bella sapidità e freschezza di alici. Andiamo a comporre il piatto in questa maniera. Dunque, abbiamo bisogno di uno stampo, di una cocottina per preparare il nostro piatto. Una cosa secondo me molto importante sugli alici, che ne sento sempre di più, è il problema di preparare gli alici crude. Veramente mi sento di dare un consiglio di evitare di mangiare in alcuni ristoranti o soprattutto chi non è attrezzato in casa delle alici crude marinate, perché oggi c'è un grande problema che è l'anisakis, questo vermicello bianco per chi non lo conosce, molto frequente nel pesce azzurro soprattutto e anche in alcuni tipi di pesci tipo tonno, spada e via dicendo. Se dobbiamo fare un'alice marinata, veramente consiglio o di abbattere le alici, quindi di prenderle e portarle a magari anche a meno 10 per qualche minuto, e poi fare una marinatura a caldo, quindi portare a ebollizione acqua, aceto e sale, versarlo sopra per avere la massima sicurezza, e poi si possono scolare, condire con olio, dell'aglio, delle cose così per non avere nessun problema, perché veramente portano dei gravissimi problemi a livello gastrointestinale. In questo caso io preferisco prepararli cotti, così per abbattere questo anisakis o va abbattuto o va portato ad alta temperatura. Ecco perché la scelta di preparare questo piatto cotto, e devo dire che fino adesso non so, nessuno ha mai avuto problemi, però mi hanno anche ringraziato, insomma, della bontà di aver riscoperto questo piatto. Andiamo alla preparazione del piatto. Allora, basta prendere una cocottina che può andare in forno, ci mettiamo dell'olio, con l'aiuto di un pennello andiamo a spennellare bene tutti i bordi del piatto, della cocottina, ecco, fin sopra. Poi ci metteremo del pangrattato, così che gli alici poi li andiamo a staccare senza problemi. Buttiamo un po' di pangrattato in eccesso. Ci andiamo a mettere le nostre alici,
deliscate senza, ecco, la lisca, privandovi dalla testa, partendo dal centro verso il bordo. Questo è chiaramente un piatto che voi potete prepararlo prima, tenerlo lì pronto per i vostri ospiti e al momento, con un leggero tempo di cottura, è pronto. Ecco, io eviterei di salarlo e prepararlo proprio perché abbiamo poi alla fine questa aggiunta di collature di alici. Poi ci mettiamo al centro le nostre cime di rape che sono state ben lavate, bollite in acqua, spadellate con un filo d'olio extravergine e dell'aglio. Eccoci qua. Poi per dargli un tocco di acidità gli mettiamo il nostro pomodorino, che adesso che andiamo incontro verso l'inverno possiamo anche, questi sono dei pomodorini di qua, chiamano datterino per via della forma stretta e lunga, del caciocavallo podolico grattugiato, ecco qui. Andiamo a chiudere le nostre alici. In questa maniera, ecco qua, un filo d'olio, eccoci qua, e li andiamo ad infornare a una temperatura di 180 gradi per 8 minuti, in maniera tale che le alici si cuociano, il pomodoro comunque non si cuoce tanto, il caciocavallo si scioglie, e poi lo facciamo riposare un minuto giusto per fargli comprimere la forma. Il risultato è esattamente questo qui. Quindi le alici cotte, il caciocavallo si è sciolto, il pomodoro è rimasto ancora intatto ed è perfetto per la presentazione. Semplicissimo abbinamento è quello di, con della passata di pomodoro biologico, in una padella facciamo saltare con uno spicchio d'aglio, olio extravergine del pomodorino, passata di pomodoro, andiamo a frullare e basta, pochissimo, pochi minuti di cottura proprio per avere una passata bella rossa e profumata. Andiamo a mettere alla base del piatto. Eccoci qua. Andiamo a sfornare il nostro tortino di alici. Poi qui ci mettiamo l'aggiunta di questa colatura di alici che gli dà questo tocco di sapidità e di alici, ecco qua, messo sopra. Ancora andiamo a completare con un filo d'olio, eccoci qua, una foglia di basilico, ecco qua, e lo sapete, è pronto. Bene, il piatto è pronto e se volete vi aspetto qui al ristorante Il Capriccio, siamo su Vieste. E ultimo, come abbinamento, magari un vino da abbinarci, consiglierei sempre in tema biologico un vino rosato di agricoltura biologica, in questo caso è un Montepulciano, che di agricoltura strettamente biologica, raccolto nel periodo fresco di settembre, ed è un nostro grande rosato che va bene della zona, va bene su questo tipo di alici, quindi abbiamo fatto un abbinamento per il territorio, che siamo sempre nella stessa zona. Vi ringrazio e vi aspetto al ristorante Capriccio su Vieste.